Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale chiacchieriamo di videogiochi giocati, episodio tra l'altro storico perché per la prima volta non ci sono io a condurre, ho lasciato l'arduo compito a Stefano Talarico che ha chiamato attorno a sé Ugo Laviano, Alessandro De Luca, Giuseppe Colaneri e Alex Camilleri per chiacchierare di Death Stranding e di svariati altri giochi. Outcast Magazine fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che è il feed in cui finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi. Lo trovate su iTunes, Podbean, Spotify e Stitcher. Di recente, per esempio, abbiamo pubblicato il reportage su Luca Comics and Games, ma insomma ci sono tante cose che facciamo lì in mezzo. Negli stessi luoghi trovate anche Outcast, tutti i podcast in cui finisce tutto quello che facciamo, fra cui anche per esempio il feed di Outcast Popcorn con le recensioni dei film e delle serie TV e con le nostre chiacchierate a tema cinematografico televisivo. Per esempio nell'ultimo Outcast Popcorn abbiamo parlato di commedie romantiche, niente meno. Su Outcast.it comunque trovate tutto il resto di quello che facciamo, prese le cover story, si sta chiudendo quella sul crimine, presto partirà la nuova. Vi segnalo tra l'altro anche il canale YouTube Outcast Live, non è che produciamo molto, però è importante, lì potete ascoltare i nostri podcast e se vi interessa saltare da un argomento all'altro cliccando sui minuti, è un po' più comodo insomma che muovere la barretta sul vostro lettore di MP3 o qualsiasi cosa usate, insomma, potete farlo lì. Vi ricordo che ci potete contattare col modulo dei contatti sul sito, con l'email podcast@outcast.it, sui social network come Outcast Live, su Instagram, su Twitter, su Facebook, pagina ufficiale e gruppo, dove potete venire a chiacchiare fra di voi e con noi. E infine vi invito, se volete supportarci, se vi piace quello che facciamo, a condividere i nostri contenuti, a darci voti e recensioni dovunque sia possibile farlo e addirittura magari a fare acquisti tramite link convenzionati sul nostro sito, ci arriva una piccola parte di quello che spendete, o a farci donazioni dirette tramite Patreon o PayPal. Trovate tutti i link su Outcast.it, tranne quello per Epic Game Store, che non è insomma sparso in giro, si trova solo nelle recensioni. Se volete farci arrivare qualche soldino anche facendo acquisti lì, potete usare il tag Outcast Live, sempre scritto tutto attaccato. Direi che ho detto più o meno tutto, vi lascio al nuovo Outcast Magazine, buon ascolto e fate i bravi senza di me. Willkommen to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa. Benvenuti all'Outcast, ne? Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Outcast Magazine. Io una volta tanto non sono il solito Andrea Maderna che ci ha paccato e mi ha lasciato l'incombenza di condurre. Sono Stefano Talarico e con me stasera ci sono Ugo Laviano, Weila, Alessandro De Luca, Uewe, ciao a tutti, e Giuseppe Colaneri da qualche parte. Ciao. E soprattutto, è incredibile ma vero, stasera c'è Alex Camilleri che per la prima volta partecipa a un magazine. Ciao a tutti. E verrà bullizzato da tutti. No, dai. No, perché no, brutta. No, a parte che si è rifugiato a Malmo, quindi anche volendo non possiamo. È un infiltrato di Ringcast. No, no, quelli stanno dall'altra parte. Altro. Episodio 56 in cui parleremo del più e del meno, ma direi che a questo punto, visto che vogliamo rispettare la scaletta, cominciamo con probabilmente il primo gioco uscito a novembre o a fine ottobre, non me lo ricordo neanche, che è Disco Elysium, che ho giocato solo io, giusto? Sì. Ahimè, sì. Io spero che lo mettano tra gli sconti anche un 10% per darmi la spinta a prenderlo, però lo prenderò.
Io spero che supportino Asappi controller, così ci posso giocare spaparanzato sul divano. Beh, nel 2020 uscirà su console. Alex, tu? No, no, non l'ho giocato, no. Okay. Perché speriamo tutti che esca dalle altre parti, perché per adesso è uscito solo su PC, su Steam, ed è la più classica delle avventure RPG testuali, che tra parentesi è effettivamente molto RPG, nel senso che poi vabbè, se avete già ascoltato il sala giochi dedicato in cui ne parlava Giungiani, sapete già più o meno di cosa si tratta. Poi vabbè, noi siamo super affascinati al gioco perché l'avevamo visto già all'ultima GDC, ed è questo gioco di ruolo bizzarrone in cui parli con le tue abilità che puoi sviluppare come un tradizionale RPG, se non fosse che devi stare attento che se le sviluppi troppo poi è un casino e queste prendono il sopravvento su di te. È tutta una roba drogatissima, allucinante, e che tra l'altro è appunto è un po' RPG cartaceo con un sacco da parlare, anzi fondamentalmente solo da parlare, c'è molta poca interazione a livello di, nel senso, che ne so, combattimenti, queste cose un po' più tradizionali, ma è, anzi è quasi più un punto e clicca, nel senso che ha un sacco di, cioè tutta la vicenda è un poliziesco noir in cui bisogna risolvere un caso. E appunto bisogna parlare con la gente, bisogna trovare degli indizi, bisogna snocciolare il bandolo di una matassa che sembra veramente, anzi che parte in un modo, tra l'altro è che poi nasconde al suo interno grovigli politici, situazioni socio-economiche e chi più ne ha più ne metta. E cosa dire, è un gioco della Madonna, è veramente un gioco straordinario e probabilmente, anzi quasi sicuramente, è uno dei candidati a gioco dell'anno, perché fa effettivamente tutto molto bene. È un gioco che, tra parentesi, per come è scritto e per come si, per come viene fuori alla distanza, è un gioco che all'inizio non ti fa capire quasi niente, un po' giocando sul fatto che il protagonista è questo investigatore alcolizzato che si sveglia da notti di bagordi e non si ricorda più niente. E appunto la parte narrativa poi funziona anche come meccanica di gioco e viceversa, nel senso che tu effettivamente ci metti un po' di tempo a entrare in questo mondo di gioco super complesso, super stratificato, in cui nulla è ciò che sembra e tutto fa di tutto per deviarti, e mano a mano che vai avanti sei tirato dentro da tutto, cioè letteralmente dalla cravatta che ti parla e ti tira scemo durante le discussioni con i possibili indagati al caso. È un gioco pazzesco, Disco Elysium, è veramente figo, è scritto benissimo, è musicato anche con gusto quando c'è da musicare, è scritto, tra parentesi, in un inglese serratissimo e incazzato, e c'è un sacco da leggere e bisogna leggerlo anche un po' con il dizionario alla mano, ma è molto soddisfacente. Tra parentesi, ogni scelta di dialogo che intraprendi ha i suoi bei risvolti, è tutto studiato nel minimo particolare, tutto molto coinvolgente, molto figo, e davvero è una roba che rischia di essere un capolavoro, nel senso che tutto quello che viene dopo Disco Elysium avrà una bella pietra di paragone con cui fare i conti, ed è veramente figo, soprattutto pensando che l'hanno fatto in tipo due o tre persone, tipo dell'est Europa, poi trapiantatesi a Londra. È veramente un gioco pazzesco ed è veramente figo, e se potete giocateci quanto prima. È già disponibile su Steam e uscirà l'anno prossimo su console, e bella lì, veramente una figata.
E a proposito di RPG, tra l'altro, forse non così trascendentali, nel senso innovativi quantomeno, di Outer Worlds, che abbiamo giocato praticamente tutti, vedo. Forse non Call. Forse non Call, sì. Però insomma l'abbiamo giocato tutti e secondo me poi sarà, ecco, a proposito di Disco Elysium e di Outer Worlds, su PC Gamer mi sembra di aver letto un articolo in cui mi sono ritrovato in larga parte, e che diceva che purtroppo aver giocato Disco Elysium prima di The Outer Worlds me l'ha rovinato. Ma oddio, guarda, io ho giocato a Disco Elysium e cioè sto Outer Worlds, no, secondo sì. me okay. poi tra parentesi mi fa piacere che ci sia Camilleri, Alex, come vogliamo chiamarlo, perché ne abbiamo parlato rapidamente su Twitter, ma poi ci siamo arresi al fatto che 280 caratteri non bastano. Twitter la merda, diciamo. Sì. No, non bastano per imbastire un discorso vero, anche perché poi voglio dire, lui ne parlava anche con cognizione di causa da game designer, persona che ne sa. Però insomma, io mi sono ritrovato che The Outer Worlds secondo me è un bel gioco, però si scontra con il fatto che l'apice di quel, almeno secondo me, poi vi lascio parlare, secondo me l'apice del genere di cui fa parte The Outer Worlds, che sono gli RPG sparacchini con le opzioni di testo, hanno raggiunto l'apice con New Vegas, e questo è New Vegas Plus. Però non fa niente di più, che non vuol dire che sia un brutto gioco, vuol dire che è un gioco del 2011. Sì. Che appunto non è un male, è un gioco bellissimo del 2011. Sì, io sono del 2019. Io personalmente sono rimasto particolarmente sorpreso di quanto, pur non essendo uno degli ultimi Fallout, eppur essendo molto più pulito da un certo punto di vista proprio di implementazione di sistemi e pulizia generale di quello che arriva all'utente finale, fosse così vicino a New Vegas o agli ultimi, da un certo punto di vista, Fallout, andando a pulire o a semplificare certi aspetti e puntando moltissimo su quelli narrativi e le implicazioni, branching delle abilità, ancora più degli ultimi Fallout, dove appunto qui le opzioni di dialogo ritornano un po' ai primissimi Fallout, cioè quell'idea che ti puoi fare il personaggio con le stat che è super diplomatico, carismatico e se la passa tutta a chiacchiere, così come il super bruto ottusissimo che sblocca apposite uniche opzioni di dialogo, l'opzione Dumb Azarok più pura, in un contesto che per una volta è diverso da quello di Fallout, sia per ambientazione fantaspaziale, un po' 60s, un po' con quell'idea là, ma con tutto l'abbrutimento delle corporation e dei discorsi di quel tipo là che ci possono essere dietro. L'ho trovato scritto bene, non forse in maniera trascendentale come mi era sembrato di intuire da altrove, però comunque certi personaggi sono caratterizzati veramente bene, certe storyline sono veramente interessanti. Io personalmente non l'ho ancora finito, perché poi mi è arrivato Death Stranding e sono finito lì a più pari, perché mi affascinava molto personalmente molto di più, e il combat è più pulito di quelli dei Fallout, perché non basandosi così fortemente sulle stat per la mira, ti dà un feeling da sparacchino un attimo più pulito e coerente, per cui se miri in un punto colpisci quel punto e poi in base alle tue stat gli fai un certo danno o meno. Tantissima personalizzazione anche là sul lato combat, e a seconda del livello di difficoltà vai in realtà a rendere necessari certi sistemi che il gioco ha, oppure ignori se giochi a una difficoltà normale o più bassa, però anche un po' più leggerino, cioè non hai quel senso di pausa, faccio cose, proprio molto più sparacchino, tranquillo. E curioso come la scelta di level design di fare delle bolle un po' più chiuse e un po' circospette da un altro
rendono il gioco più compatto e da giocare più fluido e meno dispersivo dei Fallout, dove magari esplori e te ne vai a fangala per chilometri e chilometri. Qui è tutto più contestualizzato, ma anche tutto un po' più gamey nel suo essere, che ogni location è sicuramente legata ad una quest. Se ti apri un po' le quest secondarie o quelle che sono, finisci per visitare un po' tutto. È sicuramente più coesa e compatta come esperienza, ma perde un po' quel senso di esplorazione di quelli che poi sono dei mondi spaziali, dei pianeti, delle cose, che diventano un po' più delle location chiuse. Quindi il senso di respiro da quel punto di vista viene un po' meno, per quanto poi puoi scegliere e aprire verso un sacco di cose. Io concordo pienamente, soprattutto sul senso di esplorazione limitato, che per me è stato quasi un bene. Io spesso rimango troppo spaventato da giochi troppo grandi per certi versi, e l'aver avuto tutte queste bolle molto compatte per me è stato, diciamo, un bene per certi versi. Non l'ho ancora finito, anche nel mio caso Death Stranding è stata la causa. Sì, tra l'altro, ti piacciono le robe chiuse, disse l'uomo venuto qui per parlare di Death Stranding. Scusa, però... Ma infatti anche Death Stranding per certi versi inizia, diciamo, la parte... Beh, poi ne parliamo, comunque la parte che ho trovato più difficile è stata una bolla di gameplay enorme, tipo, che non finiva mai. Comunque, tornando al gioco in discussione, per me, diciamo, l'aspetto meno riuscito per certi versi è il sistema di combattimento, che secondo me è stato rovinato dalla mia scelta di difficoltà normale. Guarda, perché sto giocando a livello più a quello sotto Supernova, che è quello più difficile, e non si muore praticamente mai. Anche, però anche, immagino anche a provarci, anche a non curarti mai. Però immagino che lavori molto su tutte le proprietà specifiche di certi tipi di attacchi, di cose, sanguinamenti. No, io sono sanguinamenti. Quei sistemi anormali sono inesistenti. Inesistenti, così come inesistente l'utilizzo degli item da survival, curativi, bibite, cibi, cose, enhancer, varie robe che ti boostano stat. Io ce le ho nell'inventario là, le vendo, e non ho mai sentito l'esigenza di utilizzarne mezza. Sì, è una cosa proprio strana, anche perché cioè capisco che per certi versi non è una cattiva idea il tagliare fuori i sistemi interamente, perché magari c'è chi diciamo chi trova queste cose un po' troppo complesse. Sì, però che abbiano senso. Cioè, io mangio solo perché ho scelto di prendermi un malus, che se mi viene fame perdo delle statistiche. Quindi se mangio evito questa cosa qua. Ma quello è l'unico momento in cui... Ah, forse ogni tanto se c'è una cosa da aprire, che tipo non mi mancano quei 2 o 3 punti per aprire una serratura, una cosa dell'altra, allora mi ingozzo di robe che mi potenziano temporaneamente le stat relative, e quindi la apro. Però anche là il lock picking molto, e l'hacking veramente un po' troppo semplificati per i miei gusti rispetto ai vari. Sì, è binario. Cioè, le stat, ok, apri. Sì, è binario, quindi sì o no, è praticamente. Ma sì, per me c'è anche la questione dei companions, che secondo me per me è tutto basato sulla mia esperienza normale, difficoltà normale. Ma il fatto che ti danno dei boost abbastanza pesanti... Mamma mia! Che puoi anche raddoppiare a un certo punto. Sì, quindi di fatto semplificano parecchio. Molto divertenti da vedere, devo dire. Cioè, quello che entra col doppio calcio da wrestler, che tipo c'è il mega gigante, il mostro schifoso, lui gli entra a pie pari a calcio in faccia. Però a livello di Supernova muoio con una facilità estrema. Ah, ecco. Voi avete giocato entrambi alla velocità, difficoltà normale, tra virgolette. Sì, io ho provicchiato a cambiarla un po' per vedere. Io ho provato quella superiore, a cambiare, ma... a quella superiore hai difficoltà come capita spesso all'inizio, perché non hai un cazzo di armi, non hai un cazzo di equipaggiamento, però ho superato veramente i primi 3-4 combattimenti, poi
fila liscio come ma no. Io ho avuto la stessa esperienza però normale. Io mi ricordo quando sono andato il primo pianeta, non mi ricordo nemmeno più come si chiama, quello dove ci sono tipo i mega gorilloni. No, capiti male, perché qua a nomi qui siamo tre. Sì, vabbè, infatti. Lì anche a normale ho avuto all'inizio alcune difficoltà, ma dopo tipo due orette ero lì che facevo le sparatorie, tipo John Wick. Sì, perché poi, cioè, poi vabbè, io mi sono... ho fatto il personaggio, poi mi sono studiato un po' i perk, poi vabbè sono un nerd su queste cose, quindi mi faccio anche, vedo se c'è i perk consigliati, una cosa o l'altra. A me, io come voi, no, tu Stefano l'hai finito? No. Quindi non l'ha finito nessuno per un motivo o per l'altro, perché neanche io l'ho finito. Io non l'ho finito perché a un certo punto sono arrivato, non mi ricordo sul pianeta, sul terzo, quarto pianeta, forse anche più avanti sono andato, ci ho giocato abbastanza, non è che ci abbia giocato poco, però questo è arrivato a un certo punto e la voglia di rilanciarlo e giocare non c'è più. No, poi io diciamo ho avuto il disincentivo di averlo sbloccato col Game Pass. Anche io quindi... ci ho giocato col Game Pass, non è una questione economica da dire, perché io di giochi comprati e non lanciati ne ho quanti ne vuoi, quindi certo, no vabbè, ma non perché è quello poi il problema. Era anche il titolo di punta di Microsoft, quindi ha avuto un po' di battage mediatico. A un certo punto non ho più avuto voglia, perché ho avuto l'impressione che avesse mostrato tutto quello che aveva da mostrare, e a livello di meccanica di gioco, a livello di storia può darsi anche che magari andando più avanti diventi particolarmente interessante, però anche lì l'ho trovato il mondo, sì, ok, però è follato nello spazio, i jingle delle varie corporazioni che sono un po' anni 60 come Fallout, a questo design che è un po' come Fallout. Sì, quella, sì. Devo dire, la roba che mi è dispiaciuta di più è stata proprio la sensazione un po' iniziale, un po' dopo averci, ci avrò giocato una quindicina, una ventina di ore. No, io ci ho giocato. È qualcosa di più. Forse qualcosa di più, ma è stata proprio la sensazione fortissima. Io questo gioco l'ho già giocato. È quello, sì. Sì, no, poi appunto, tornando alla cosa di prima, di aver giocato Disco Elysium prima di Outer Worlds me l'ha un po' rovinato, c'è anche il fatto che anche in Disco Elysium tutto sommato ci sono le corporazioni, comunque ci sono le scelte che magari che in Disco Elysium non fanno parte delle solite scelte di fazione, diciamo, per cui se decidi di fare una cosa la tua reputazione presso una fazione aumenta, in Disco Elysium non c'è questa cosa, però c'è comunque il fatto di porto avanti un'abilità, porto avanti una skill e ho accesso a determinati snodi che altrimenti mi sarebbero preclusi, e cioè lo fa troppo meglio. Ma perché lo fa troppo meglio? Sempre per il discorso che Outer Worlds è bello, ma è vecchio, nel senso porto avanti un concetto, un tipo di gioco che anche per non demeriti suoi è vecchio, è rimasto ancorato al 2010. Cioè, demeriti suoi, la scelta è quella. No, ho capito, però nel senso, secondo me non sono demeriti suoi nel momento in cui tutti quelli che sono venuti dopo New Vegas non hanno saputo fare meglio di New Vegas. Non è che automaticamente Obsidian è scarsa perché non ha... No, ma assolutamente, è un buon gioco, sia chiaro. La sensazione è avendoli giocati tutti è tipo... Che chiaramente sei... Cioè, il mercato, chiamalo come vuoi, non ha saputo offrire un'evoluzione a quel tipo di meccanica che si è un po' ancorata in quel modus operandi lì. E quindi è chiaro che anche fai una roba bellissima che evolve un pochettino quella cosa lì, è comunque è quella roba lì, è comunque New Vegas con la skin. Ma non è ogni tanto proprio bello giocare a giochi vecchi. Non dico di no, però ci giochi ci ho giocato un po' e poi mi è passata la voglia di giocarci. No, perché... ma lì però è di nuovo è un problema anche di nuovo non di Obsidian, nel senso che comunque siamo sepolti di roba. Io ho cominciato altre due robe mentre stavo giocando The Outer Worlds e non è colpa di nessuno, cioè è colpa mia che sono uno stronzo, ma non è certamente colpa di Obsidian.
No, no, per... ma poi ripeto, secondo me è il gioco dell'anno 2011, il problema è che siamo nel 2019. Sì, il fatto che l'abbiano messo tra i giochi dell'anno veramente, secondo me, è una bestemmia. Vabbè, ma non entriamo, non scoprichiamo. Non che sia brutto, però sì, come cazzo fai a considerarlo gioco dell'anno? Ma non, appunto, non hanno messo Disco Elysium, hanno messo il gioco di Kojima, che per carità va bene, però comunque non possiamo fare a meno di notare che l'amico lì di Doritos Pop sia nel gioco a fare la bella statua. Questa cosa comunque sembra essere stata chiarificata, non so se hai letto, comunque lui ha detto apertamente che le nomination sono state selezionate dalle 60 testate. A me comunque non interessava neanche entrare nel merito, cioè per me Doritos Spot può fare il cazzo che vuole con Kojima, anche perché non, il mio rapporto con i premi è gente che si fa i bocchini a vicenda, cioè non mi interessa, cioè lo so io. Ah, quindi quest'anno c'è l'edizione speciale degli Outcast, che bello! Però no, vabbè, insomma, sì, The Outer Worlds è un gioco molto bello, che tra parentesi io conosco un sacco di gente che se ne sbatte, cioè, nemmeno, è molto meno invasata. Facciamo un caso a parte perché abbiamo giocato un sacco di roba, abbiamo una certa età. Io ho mio collega che ci avrà fatto 50 ore sopra ed è felicissimo e ogni volta che ci torna e ci sballa. Io ho giocato, credo, una trentina di ore, ho staccato solo perché c'era una quest buggata. E quindi prima ero arrivato al punto di non ritorno, proprio verso la fine, e non volevo andare avanti senza aver completato quella quest. Tra l'altro non è lunghissima, non è una roba infinita. No, non è lunghissima, dura una trentina. Tra parentesi, una cosa che mi premeva dire invece è che io l'ho giocato su Xbox One X e la cosa che poi forse più di tutto mi fa dire, anche perché poi in realtà a livello di gameplay io ci ho trovato anche delle idee che tutto sommato sono state quelle che mi hanno fatto venire voglia di tornare al gioco tra una sessione e l'altra, tipo appunto l'evoluzione del personaggio, tutto lo skill tree a me è piaciuto, e forse è la cosa che mi è piaciuta di più, sicuramente più di sparare, che mi ha fatto cagare dal momento uno, è che tecnicamente è anche tecnicamente un gioco vecchio, nel senso che è vero, sì, è in 4K, Xbox One X, tutto quello che vi pare, però cazzo ogni tanto si fermava per caricare le texture, cioè non benissimo. Su PC non ho avuto particolare, su PC gira molto bene. No, forse PC. la versione PC è quella ottimizzata meglio. Quella per PC è non però si pianta dire, mai, gira bene. Non è un gioco straordinariamente pesante, eppure ogni tanto c'ha sti momenti di defiance che voglio dire non stai facendo niente, stai correndo verso una porta e questo si ferma a caricare le texture. Ora, con tutto il bene, però... No. Vabbè, può essere anche... Cioè, io nemmeno ho avuto alcun problema su PC. Quindi può essere che... No, ma è qua... Cioè, sì, nel senso, l'ho pensato nel momento in cui queste cose non le ho sentite da nessuno che ha giocato su PC. Però, comunque, voglio dire... Buono. Per me la cosa che mi ha fatto tornare sul gioco tipo ogni volta in realtà era per certi versi la scrittura, non tanto perché chissà che grande è scrittura, ma perché proprio mi mancavano giochi un po' cazzoni, tipo dove ci sono questi dialoghi proprio stupidi e questi personaggi cretini e... Anche il dialogo con la nave. Era proprio una cosa che non lo so, magari io giochi sbagliati, però mi mancava tanto questo ma poi tutta la parte. No, poi appunto, cioè, secondo me è un bel gioco. E fa un sacco di cose fatte bene, tipo anche appunto tutta l'evoluzione dei personaggi di accompagnamento, del party, secondo me anche delle storyline non banali che fa piacere vedere, però sì, cioè, è tutta roba che appunto è immersa in una roba un po' forse âgée, non so come dire. Vabbè, comunque, direi che ci è piaciuto, ma purtroppo è successa la vita e nessuno ce l'ha finito. È successo il mercato infame, è successo il Natale e i troppi giochi. Il Natale del male, come diceva Richard. Il Natale a novembre.
Mamma mia, Natale a novembre, Natale ad ottobre, ormai il Natale è tutto l'anno, poi è veramente diventato un mercato spietatissimo, c'è troppissima roba da giocare fichissima. Quindi anche una roba che semplicemente è molto figa, è tipo... Delu, hai spostato Destiny 2 e Shadow? Sì, perché Cole è qui che ci tiene compagnia, facciamo parlare un po' lui. Facciamo parlare Cole di Pokémon, che sto giocando anch'io, ma a questo punto non parlerò per amore di Cole. Io ci sto giocando in questo momento. No, vabbè, ma allora ti cacciamo dal Pokémon. Anzi, parlate voi che io sono impegnato qua, c'ho una gym che non viene giù. No, sto facendo delle uova, sono... Ah. Facendo delle uova, che bella immagine, che bella immagine. Sto covando, esatto. Vabbè, ma con quei capelli fa camera esatto. di stazionamento. No, comunque, allora è un po' strano sto Pokémon perché tecnicamente è osceno. online funziona molto male, stranamente, perché quelli per DS funzionavano bene, per 3DS funzionavano bene. Ma guarda che su DS ricordo a tutti Metroid Hunters con chat vocale online. Allora, no, qui ad esempio per scambiare Pokémon con un'altra persona che conosci devi creare una room con un codice di 4 cifre. Madonna. Ma chiunque inserisca... Lo puoi anche fare immediatamente. No, con gli amici no, soltanto il locale, non via wifi. Io l'ho fatto solo il locale. Il locale via wifi lo puoi fare, se lo fai invece via internet devi mettere una room, e ovviamente se scegli per dire 1, 2, 3, 4 ti trovi mezzo mondo che casualmente scegli di fare 1, 2, 3, 4. E poi il pairing tra le persone della room è casuale, quindi se altre 100 persone fanno 1, 2, 3, 4 rischi che pigli una persona che non è tuo fratello, come nel mio caso. Quindi abbiamo perso tipo mezz'ora solo per fare un codice sperando che nessuno ci fosse dentro. Ma poi quattro cifre. Quattro cifre che... anche pochissimo, sì, in effetti. Cioè. Detto ciò, e poi si sa che tutte le persone fanno 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Cioè si rompono il cazzo di crearsi un codice di quattro cifre per scambiare due Pokémon. Detto ciò, però sto ritrovando la voglia di giocare, che era un po' scemata da Sole e Luna. Tanto che io Ultra Sole e Ultra Luna non li ho presi, per dire, tanto che mi avevano un po' scocciato quelli lì. Questo mi sta piacendo molto, ci sono anche tante cose carine, ritorna un po' il fascino della scoperta, per via anche di certe evoluzioni pazze che hanno i Pokémon, e certe semplificazioni che hanno fatto, soprattutto dal punto di vista del competitivo, per questo stavo facendo le uova, in realtà la rendono molto più accessibile e quindi secondo me mi sta piacendo molto, cioè comunque mi sta piacendo molto, le città sono carine, i Pokémon nuovi sono belli, e onestamente la polemica principale che è nata sul fatto che non ci sono tutti i Pokémon del Pokédex di tutte le edizioni, ma soltanto 400, per quanto mi riguarda è un non punto, visto che comunque potrà essere... l'open world che hanno preso, quella specie di open world, quella zona di mappa molto vasta con i raid, permette comunque facilmente via patch, via eventi, di includere i Pokémon delle altre generazioni, e poi onestamente chi cazzo si diventa a Pia tutte 700? Sì, ti puoi fare i transfer della versione 3DS, che stavolta avevi il transfer della versione DS, però secondo me avere un pool limitato di Pokémon aiuta molto, anche perché così magari vari, se ti importavi... A un certo punto i Pokémon che ti porti in giro da 10 anni e la squadra sì, bella fatta e tu cazzi, cioè. No, ma poi tra l'altro secondo me, appunto come dicevi tu, è un non punto, anche perché poi secondo me questo è un punto di partenza da zero per tutta una serie di la nuova utenza di Pokémon che magari non ha mai giocato un Pokémon prima e ha preso Switch, perché comunque Switch tra un po' ce l'hanno anche cani e porci, e ha bisogno di un punto di partenza, cioè non può recuperare, non ha nessun senso recuperare da rosso in poi, da rosso e blu in poi, e c'era bisogno in qualche modo di troncare con il passato, a maggior ragione che hai fatto un motore grafico nuovo, hai fatto tutta una serie di animazioni nuove, era difficile non scontentare nessuno, anche se avessi fatto un
un import uno a uno di tutto quello che c'era, cioè, a parte che era un lavoro titanico, perché poi sono fantastigliardi di Pokémon di cui avresti dovuto rifare tutti i modelli poligonali, tutte le animazioni, tutto, tutto. Cioè, era un lavoro titanico ed era impossibile. Loro hanno deciso bene di fare una roba troncata di netto, questo è il punto di partenza nuovo, effettivamente, tecnicamente, c'ha delle cose senza senso, che non sono tanto magari le aree vuote, i momenti di desolazione, ma secondo me la roba più grave di tutte è che questi non parlano mai. Questi non parlano mai e nessuno fa una cazzo di animazione decente quando scegli la mossa, tipo, wow, è incredibile, attacco rapido, e vedi questi che stanno fermi. Ci sono le uniche mosse fighe davvero sono quelle là dei tre starter quando raggiungono l'ultimo stadio e bloccano un attacco unico che non può essere sbloccato altrimenti. E là sono, si vede proprio che sono delle animazioni personalizzate per quella mossa e sono molto fighe. Tipo c'è lo starter di fuoco che si mette a palleggiare con una palla fino a farla diventare infuocata e la lancia in faccia all'avversario con un calcio che sembra presa da Oli e Benji. Sì. E quella è carina, però è una su quante? Centinaia di mosse, sì, su questo concordo. Sì. E poi secondo me, tecnicamente, quando cominci a giocare online, nell'open world, puoi vedere anche gli altri giocatori che si muovono. E lì tecnicamente va tipo vai a 3 frame per secondo, cioè una roba tipo oscena quello. No, lì boh, veramente è il problema, è forse la cosa, l'unica cosa che mi dà, che mi fa effetto, è che soprattutto poi quando lo guardi, cioè se lo giochi da portatile sti cazzi, siamo sempre stati abituati ai Pokémon, ai giochi di Pokémon in cui non succede niente, continui a pigiare A fino a quando non vinci e tanti saluti, ma vederlo effettivamente sulla TV, secondo me, ripeto, c'ha anche dei bei, cioè non è brutto da vedere, a parte quando è vuoto, che però lì è un altro discorso. Cioè, è bello da vedere, ogni tanto c'è il momento di vuoto in cui non c'è niente, dicevo, vabbè, sì, potevi metterci due piantine de merda a fare colore. C'ha proprio il fatto che se lo guardi sulla TV, questi non parlano, cioè personaggi che si parlano di continuo e che non parlano, sono senza voce, chilometri di testo inutile, e in più i Pokémon appunto hanno un'animazione su migliaia che non è carinissimo, cioè, soprattutto, soprattutto se lo vedi sulla TV. Però sono tornato dopo tanti Pokémon, cioè veramente giocati tutti allo sfinimento, però sono tornato ad avere quel sense of wonder che non provavo da veramente tanto, penso, sì. Quindi... Sì. Quello è davvero figo. Tra parentesi, sono riusciti anche, secondo me, a passare sopra a un design dei Pokémon veramente pesce. E per carità, lo dico con il malincuore, perché i tre starter tutto sommato mi sembravano carini. Ci ho voluto questa roba si sente tutti i giochi dei Pokémon. Ogni volta che dalla prima, no, ma sai che però prima, sai tutti, che però, ah, che no, merda questi, no, allora, oddio, questi sono peggio di quella prima, oddio. E poi a me non dispiace, in realtà ce ne sono alcuni, medio è buono. Io sono stato, cioè, è vero, tutte le sante volte che esce un Pokémon c'è la sollevazione popolare, quelli della volta prima erano troppo più belli, e devo dire che io sono sempre stato positivista, ogni edizione di Pokémon tutto sommato mi piacevano, però questi, a parte gli starter, fanno veramente cagare. E, tra parentesi, in realtà hanno fatto anche delle cose molto carine che mi sono piaciute invece un sacco, e che sono le versioni di Galar, che è la nuova regione, dei Pokémon già esistenti, per cui, che ne so, c'è Meo con la barba, c'è, che cazzo ne so, il Pokémon che invece di essere colorato in un modo è colorato in un altro. Ci sono tutte queste accortezze qua che sono carine e secondo me sottolineano ancora di più la cosa di è un nuovo inizio, le robe sono un po' diverse, non cagate il cazzo, che secondo me sono molto belle, però cioè, i design nuovi fanno un po' cacare. Poi vabbè, appunto, va a gusti, e a me sono piaciuti tutti quelli prima, che sicuramente avranno fatto cagare gli altri, e quindi amen. Però sì, una roba secondo me stratosferica, ma veramente
incredibile, che non ci posso credere quanto cazzo è figa di sto nuovo Pokémon, è la colonna sonora. Sì, molto bella. Molto la colonna bella. Sonora è una roba che spazia dal prog giapponese matto con i tempi dispari e la gente che bestemmia alla techno di Berlino anni 90 con la cassa dritta. Cioè, è una roba stratosferica, è bellissima la colonna sonora del nuovo Pokémon. Sì, veramente. E poi una cosa che ho apprezzato è che veramente ci sono quelle, sembra di essere tornati ai tempi di Pokémon Oro per certe cose, per alcuni segreti davvero davvero folli. Tipo, ne racconto solo uno, c'è Milky, mi pare si chiama, non ricordo il nome corretto, che è un Pokémon che sostanzialmente è del latte e che per essere evoluto gli devi mettere una fragola, gli devi dare come oggetto una fragola, poi devi girare su te stesso fortissimo, non sto scherzando, fino a quando il personaggio balla e dopo il ballo esce il Pokémon Frappé, che è l'evoluzione. e si può evolvere solo in questo modo. Cioè è una cosa... Ma bomba! Cioè, e di questa ce ne sono varie, ce ne sono circa una decina di evoluzioni totalmente folli così, che ok, sì, adesso nel mondo dell'internet vai su YouTube e te le spoilerano, però mi sono immaginato magari da ragazzino che ti sentivi con gli amici e scoprivi ste cose assurde andando a scuola o incontrandoli. Cioè... Ma quindi ci sono i Pokémon latte ora? Sì, c'è anche, sì, però di tipo folletto. Però è sostanzialmente del latte. Io sono rimasto a Gold e sono sconvolto a sentire questo. Beh, vedi, devi comprarlo, devi comprarlo. Così ti lamenti anche tu, di le cose brutte. Questi Pokémon frappuccino. Esatto, esatto. Poi tu sei vegano, quindi in realtà non va bene. Cioè, il latte di soia, il Pokémon latte di soia, non credo che ci sia. Il latte di mandorle. Frappuccino, no, ora vedo... No, è panna fresca proprio, dice Pokémon panna fresca, quindi è proprio, mi dispiace, non va bene. No, no, va bene, non è buono, non è buono. Va bene, mangio Pikachu. Bravo, quello è un'eccezione. No, ragazzi, a proposito di Pikachu, cioè, e poi la smetto qui, c'è un Pokémon che è un uccello acquatico, che si usa la mossa sub, quando riemerge ha un Pikachu in bocca, che tipo si sta ingoiando un Pikachu. E pensa, nulla di quello che hai detto può non essere frainteso. E poi se lo sconfiggi mentre hai il Pikachu in bocca, te lo sputa addosso e ti fa danno elettrico. Cioè, danno eretto. Elettrico. Pokémon palla di neve, è chiaro. Guarda, non pensavo di poter essere contento di passare a parlare di Destiny. Ma invece... Guarda, ne posso parlare anch'io che ci ho giocato 10 minuti su Stadia. Su Stadia? Ah, vabbè. Sto scherzando, non ne posso parlare, però ci ho giocato una mezz'oretta buona su Stadia, non ricordandomi una fischia di nulla di tutti i sistemi di Destiny. Mi ha fatto smantellare 200 robe che avevo nell'inventario perché non sono più supportate dai vari sistemi nuovi che hanno aggiunto, quindi c'avevo tutta una serie di mod per armi che mi dice tutto, brucia tutto, questa roba non vale più niente. Sì, vabbè, la mia esperienza con Destiny, sempre con Stadia, perché è arrivato Stadia finalmente, viva Dio, e l'unica cosa che puoi giocare senza spendere dei soldi è Destiny. E Samurai Showdown, sti cazzi. Aspetta, perché è free to play? No, aspetta, un secondo, serie. È free? Sì, è tra i due gratis per chi ha pagato 130 pippi. Ah, è free il cazzo, quindi. No, è free to play. Sono le espansioni. Ma state scherzando? Destiny 2, sì, la versione base. No, Destiny sto cazzo, sto dicendo. Samurai, infatti, immaginavo che parli di Samurai Showdown. Su Stadia, Founder Edition e... Destiny 2 Complete Edition e Samurai Showdown sono quelli che puoi, come dice in italiano, rivendicare gratis. No, vabbè. Vabbè, ma tu devi aspettare che sbloccano il Buddy Pass, devi stare tranquillo. Sì, sì, però è Samsung, l'unico gioco che faremo di provare. Cioè. Vabbè. Comunque, è un'esclusiva o cosa? No. No, è semplicemente che è uno dei due gratis su Stadia. Come... Te lo regalano perché hai speso 130 euro per aspettare una spedizione. Appunto. No, comunque Destiny 2, io ci sono... Scusa, Delu, poi ti lasciamo parlare. Destiny 2, ci sono tornato anch'io 5 minuti, giusto il tempo di ricordarmi che l'interfaccia con i controlli PC è una merda... Che se si fossero impegnati per farla male, gli sarebbe uscita meglio. Detto questo, Delu, prego.
Allora, Destiny, Destiny 2 Shadowkeep, che è l'ombra dal profondo in italiano, se non sbaglio. L'espansione, nuova espansione che aggiunge un nuovo pianeta, la Luna, che per chi ha giocato al primo Destiny... Non che è non è un cazzo pianeta tutto. Però, è un satellite. Eh? Beh, un pianeta, nell'economia di Destiny conta a tutti gli effetti come un pianeta, non andare sulla Terra. E questo ti fa capire che hanno sbagliato molte cose. Sì, e con un riciclo abbastanza vergognoso di ambientazioni della Luna, senza nessuna vergogna, prese di pari di peso, pari paro dal primo Destiny. Si chiama utilizzo intelligente. Utilizzo intelligente delle risorse. Un minimo di rispetto per chi sviluppa. E sì, però me lo fai pagare uguale. No, beh, cioè, guarda, io l'ho avuto gratis, penso un po'. Ah, beh, sì, 130. Comunque, non divaghiamo troppo. Comunque sì, espansione che aggiunge un tot di roba, rivoluziona una serie di elementi meccaniche di gioco, tipo le armature, appunto tutta la roba che ti ha fatto distruggere i mod per le armi. Adesso, una volta che ne trovi uno, ce l'hai per sempre, non è che una volta che l'hai messo sull'arma lo hai perso, no, i mod sono praticamente robe che hai sbloccato, ce l'hai nella collezione, le puoi mettere sulle armi in qualsiasi momento, ma anche sulle armature, spendendo un 500 o 5000 glimmer, i soldini di Destiny. Insieme a Shadowkeep c'è anche la prima stagione del gioco, perché adesso anche Destiny ha le stagioni che durano 3 mesi circa, con il suo bel Battle Pass, con le due righe, quella superiore per i pezzenti che non hanno pagato il Battle Pass Premium, e quella sotto piena di roba, ovviamente, perché quella sopra ha tipo una ricompensa ogni 2 o 3, e poi dopo tipo il 50-60 non c'è più un cazzo, mentre per quelli che pagano c'è qualcosa a ogni livello fino al massimo di 100. Che dire di praticamente, allora, diciamo che Destiny 2 allo stato attuale delle cose è diviso in due. Tutta la parte di Shadowkeep è piuttosto interessante, nonostante il riciclo brutale e vergognoso e intelligente, vergognoso ma intelligente, intelligente ma vergognoso, di asset e di risorse, di pezzi di gioco, quello che c'è funziona, è divertente, c'è un sacco di roba da fare, c'è la storia che non è niente di particolarmente sconvolgente, però c'è il ritorno a Eris Morn, che appunto anche lei c'era in Destiny, per chi ha giocato, era legata al raid di Crota, se non sbaglio, Eris Morn. Voi non ci ha giocato mai nessuno? Avete giocato mai neanche al primo Destiny? Avete mai fatto voi? Il primo Destiny sì, il secondo dopo... Sì. No vabbè, però Crota era nel primo. No, Crota mi ricordo. Eris Morn era, se non sbaglio, lei che introduceva tutta la storyline che poi ti portava al raid, era legata a lei. Comunque sì. Siamo d'accordo, abbiamo cominciato il podcast però dicendo che nessuno dei partecipanti si ricorda mezzo nome manco per sbaglio, sì. Quindi stai veramente chiedendo. No, era quella con le peccette su Crota, me lo ricordo. Sì, ma il personaggio che introduce Crota mentre balla nel pallido plenilunio, no? Cioè, vabbè, sarà stato uno dei vari filmati che ho skippato. Anche. Svirbulons. E tra l'altro, appunto, tutto quello che è legato a Shadowkeep è valido, c'è un bel lavoro, tipo hanno introdotto la segreta, se non sbaglio, è tradotto in italiano, che è il dungeon, che è un dungeon, appunto, però è un assalto, però più vario, e dal punto di vista del level design, proprio architettonico, estetico, è finissimo. E anche come meccanica di gioco è piuttosto interessante. Quindi tutto quello che è legato a Shadowkeep è bello, è abbastanza bello, non esaltante, è abbastanza bello, e c'è anche abbastanza roba. Dove fallisce abbastanza miseramente è sui contenuti che sono legati alla stagione. Perché non c'è veramente quasi un cazzo. C'è solo la Vex Offensive, offensiva Vex, che è una roba che si fa in 10 minuti, un quarto d'ora, è in matchmaking per 6 giocatori, quindi non c'è bisogno di avere un party prima di entrarci.
è immediata, però non assolutamente a zero profondità, non ci sono meccaniche di gioco particolari da dire, oh madonna, qua bisogna coordinarsi, no, niente di tutto questo. E considerato quello che Bungie aveva proposto nelle stagioni dell'anno scorso, nelle stagioni pre-Shadowkeep, che c'era tanta roba, magari non tutta riuscita bene, non tutta divertente allo stesso modo, però a livello contenutistico le stagioni precedenti offrivano un bel po' di roba. La stagione di Undying, che è la stagione 8, quella attuale, se non fosse per tutta la roba di Shadowkeep, sarebbe veramente la merda, ma proprio è una penura di contenuti vergognosa. Mentre quello che fa un po' girare i coglioni, che fa preoccupare per il futuro della serie, è che se uno, la stagione prossima, la stagione 9, che è la stagione dell'Alba, Season of Dawn, se non sbaglio, se questo è il livello di contenuti che possiamo aspettarci da Destiny per ogni nuova stagione, e perché non c'è uno Shadowkeep ogni 3 mesi, ovviamente, se questo è il livello di contenutistico che possiamo aspettarci per il futuro di Destiny, c'è veramente da preoccuparsi, perché ci giochi una settimana per fare tutto quello che c'è e poi ci giochi una volta al martedì, se hai voglia, quando c'è il reset settimanale di tutte le quest sparse per l'universo di gioco, e magari loghi al venerdì perché c'è Xur che magari ti dà, c'è la possibilità che ti dia un esotico. Ma a parte quello, se non cambiano marcia, e questa è solo una combinazione particolare perché Shadowkeep è stato lanciato insieme alla stagione nuova, magari hanno detto vabbè dai, quello della stagione nuova ce ne freghiamo, ci facciamo molto meno, ci concentriamo su Shadowkeep, mentre la prossima stagione sarà molto più ricca. Quello che fa ancora preoccupare di più, aggiungiamo che l'Eververse, che è il mercato dove si spendono soldini reali per tutta la roba cosmetica, tutti gli elementi cosmetici, pezzi di armatura con cui cambiare quelle che si indossano, modelli alternativi per le armi, emote, tutti gli sparrow, che non so come si chiamano in italiano, le cavalcature, diciamo, di Destiny. Le motorette. Quello è aggiornato costantemente, c'è una quantità di contenuti enorme, belli, anche perché c'è bella roba. Quello lavora una tonnellata di gente, è evidente. Poi ovvio che ti dici, vabbè, ma quelli che lavorano sul sandbox o comunque sulle meccaniche di gioco, non sono gli stessi che lavorano sull'Eververse. Sì, ok, però se paghi se hai 100 e 80 li dedichi all'Eververse, te ne rimangono 20 per pagare tutti quelli che ti sviluppano il resto del gioco. Insomma, non è che puoi dire, vabbè, aumentiamo all'infinito il budget dell'Eververse perché tanto non influenza quello dello sviluppo del resto del gioco. Cioè, purtroppo non funziona così. Lo sviluppo di videogiochi ha a che fare con risorse finite, tempo e denaro. Se tempo e denaro lo dedichi all'Eververse, il resto non può non risentirne. E infatti, cioè, a livello contenutistico è povera la stagione. Quindi bisogna vedere adesso a dicembre, adesso non mi ricordo la data precisa, arriverà la nuova stagione tra 2 o 3 settimane e vediamo se sarà povera come questa, insomma sarà un gran brutto giocare per i prossimi mesi su Destiny. Vabbè, io però voglio dire una cosa, dare una carezza a Bungie per una roba che secondo me è fichissima e che non si vede mai e che vorrei che invece fosse abbastanza lo standard per tutti. Il cross save è fenomenale, cioè io non giocavo a Destiny 2 da, che ne so, la seconda espansione su PS4. Per provare Stadia sono andato sul sito Bungie, ho collegato i miei account e mi sono ritrovato il mio personaggio di Destiny su Stadia con tutta la sua bella roba importata in 2 secondi. Sì, tra l'altro questa cosa è molto figa perché io posso, l'unico ostacolo è il fatto di non aver comprato devi comprare i contenuti sul resto delle piattaforme. Io sul PC ho tutto. Ho tutte le espansioni del gioco precedenti
e ho Shadowkeep e ho comprato anche l'edizione deluxe, quindi avrò accesso a tutti i season pass da qui all'anno prossimo, a settembre. Quindi vedi, sputi fiele, però pem. No, vabbè, perché sono stato un coglione, gli ho dato i soldi prima di vedere quello che avrebbero dato. Sì, insomma, mi sono fidato. In effetti sì, Delu, c'hai un'età per Delu, fare queste cazzate. Delu, Delu, pure te sei come quelli che boicottano Left 4 Dead 2. No, ma io no. Giocare a Left 4 Dead 2, che cazzo. Critico quello che ho pagato, che è deludente. C'è anche da dire, e forse è preoccupante anche per quello, che le stagioni costano tipo $10 l'una, 10 euro l'una. Però. Che non è tantissimo neanche. Insomma, un po' il cazzo. Infatti, sì. Aspetta. Le stagioni... Io ho comprato Destiny con Shadowkeep e ho pagato €60, se non sbaglio, che mi ha dato Shadowkeep più tutte le quattro stagioni che sono da qui al prossimo anno, quindi sono €40 di roba più Shadowkeep. Sì, però perdonami, l'hai pagato, cioè hai preso il season pass quando ancora il gioco era retail, non era free to play. Beh no, free to play, no, ti fermi a Shadowkeep, non ce l'hai incluso nella New Light. In New Light hai tutto quello che era incluso fino al Season 2, quindi quello pre-Shadowkeep ce l'hai in New Light. Sì, tutto sì. Quello che è dopo, no. Tutto quello che dopo ce l'hai se hai fatto Stadia, che è il complete direttamente. Sì. Su Stadia avete accesso a tutto. No, è proprio il complete totale. Infatti ho provato le robe di Shadowkeep al volo, perché ha detto è uno dei due, diciamo, compresi nel passo iniziale. Boom, proviamo un po'. Da giocare ce n'è tanta, cioè, alla fine, per chi, se voi, soprattutto se siete fermi a pre-season 2 o siete arrivati a metà, vai a sapere, non so, che di tanta roba ce n'è da giocare. Non che valga la pena di giocare a tutto, perché tipo Season Osiris, quella ambientata su Mercurio e quella ambientata su Marte sono da discreta chiavica, quindi sono saltabilissime senza problemi, mentre la parte di Forsaken, il Rinnegato, mi sembra che sia in italiano, è molto bella, la storyline legata a Kane 6, quella ne vale la pena effettivamente. Però sì, bisogna vedere, sì, ne riparleremo farò magari perché combinazione poi, e chiudo velocemente la questione. Adesso c'è stato proprio questa settimana, hanno introdotto l'ultimo boss, che sono settimane che ce la menano, che stiamo costruendo questo portale alla torre, che ci permette adesso di invocare l'Undying Mind, che è un boss, anche questo di Destiny del primo, nella Vex Offensive. E tutti dicono, vabbè dai, boss nuovo, magari boss nuovo, drop nuovi, una cosa. No, è solamente un reskin del boss finale della Vex Offensive. Quindi tutto questo build up, questo equivale a, invece di avere il minotaurone finale della Vex Offensive, ce l'andai in mind, finita lì. Non cambia nient'altro. Meccaniche identiche, drop identici, come ci si arriva, i combattimenti precedenti identici, e ti viene un po' da dire, sì vabbè, però ci avete un po' preso per il culo. Tra l'altro questa cosa dell'Undying Mind è sulla roadmap di quest'anno, quindi dici, di questa stagione, quindi tutti si aspettavano che sarebbe stata una cosa che vale la pena di aspettare, non un semplice rischio. Quindi sì, sì. Doveva andare meglio. Bene, ma non benissimo. Cioè, neanche, no, bene forse troppo ottimista. Bene perché mi piace Destiny, ma... speriamo bene. Benino, ma non malissimo. Sì, forse sì, è così. Ridimensioniamo. Vabbè, dai. Death Stranding, su. Via il dente, via il dolore. Ugo e Camillero, che siete carichi. Facciamo andare il Camillero, che l'ha... Ma io già ho parlato, però. No, tu hai già parlato? Sì, lui è oggi. C'è stato il pillolo. Sì. Allora, Death Stranding. Scusami, non faremo spoiler perché l'ha finito solo Camillero, che ha già fatto la parte spoiler nel podcast. Quindi, che poi al limite... finale sostanzialmente tutti muoiono. Esatto. No, prego, Ugo, scusa. Sono un attimo in confusione anche perché
viste certe tematiche del gioco, è credibile. Estinzioni, robe, cose, cordoni ombelicali. E Death Stranding, parto dal fatto che, uno, a me piacciono i giochi e le storie di Kojimino, quindi io ormai sono a casa con lui, so più o meno cosa aspettarmi, pur non sapendo mai cosa aspettarmi, che è una cosa che mi piace un sacco, e soprattutto mi piace un sacco che in questo caso è stato proprio, non faccio una rilettura, un'altra, una variation o quello che è di Metal Gear, ma faccio finalmente a me il fatto che un autore, uno che nell'ambito dei videogiochi ha effettivamente una personalità, diciamo, autoriale, o se uno non vuole la pippologia dell'autorialità, comunque un modus di fare video molto riconoscibile e molto anche a suo modo unico sotto certi versi, e a me piace, quindi premesso tutto questo, Death Stranding mi sta piacendo un bottissimo. Uno, perché certe tematiche sul pacifismo, non violenza, in giochi molto violenti che lui ha sempre portato avanti, qui riesce a trovare, secondo me, una sua spiaggia, se vogliamo, è una sua casa molto concrete e molto giuste, porta avanti certe cose e certe innovazioni e certe proposte ludiche che mi sono piaciute un botto. Io, come tipologia di giocatore, sono molto quello che si dice un esploratore, cioè a me piace quando mi dai un viaggio da fare piuttosto che un combattimento. Mi piace moltissimo l'aspetto di traversal di un mondo, è la ragione per cui mi piacciono da morire gli Zelda super aperti, e mi piacciono tantissimo, che ne so, Steep, poi SSX3, Montagna Libera, vai dove vuoi, quel tipo di libertà, come mi è piaciuto da un certo punto di vista anche No Man's Sky. Quindi l'idea del viaggio, anche senza troppi sistemi o senza troppe cicce a sorreggerlo, già mi affascina. La realtà è che qua dentro, invece, di sistemi e di ciccia ce n'è tantissima, ma ce n'è veramente tantissima, è da un certo punto di vista estremamente vicino a Metal Gear Solid 5, non tanto per tematiche o altro, ma proprio per un sistema di upgrade progressivi di quello che ti fa fare il gioco e di come ti dia carotine e voglia di scoprire nuovi sistemi allettandoti e andandoli ad aprire sempre di più. Se nel Metal Gear 5 potevano essere tutte le strumentazioni di Snake da una parte declinate per favorire lo stealth, dall'altra invece per favorire approcci bellici con 200 armi e tipologie di armi diverse, qui è tutto molto più votato sul traversal, sull'esplorazione, sulla navigare un mondo, che contrariamente a quelli che sono molti dei giochi di esplorazione di questo tipo, che ti mettono davanti a un mondo, non è semplicemente metto la levetta analogica dritta davanti a me e tiro in quella direzione, ma è affrontare quello che è effettivamente il viaggio, quindi una pianificazione sulla mappa che va a studiarsi la topografia del mondo per evitare i maggiori pericoli, che siano ambientali o di forze nemiche, ma proprio il gusto di pianificarselo anche sull'equipaggiamento che mi porto appresso. Ormai tanto lo sapranno anche i muri, che è quello che viene definito da molti il gioco del fattorino Amazon, è effettivamente quello, ma declinato secondo me in maniera fenomenale, per cui se i primi viaggi sono effettivamente una via crucis dove scivoli, incespichi, ti sbilanci, devi stare attento a quanto e come ti carichi di roba, pian piano che vai avanti e ti si aprono nuovi sistemi, hai un sacco di libertà maggiori e di possibilità di affrontare in maniera, volendo, più facile, più divertente o comunque più gustosa il viaggio, levandoti moltissimo all'inizio, avendo pochissimo all'inizio. I sistemi che si vanno ad aggiungere dopo, che possono essere dall'esaltazione che ti dà avere le gambe di supporto robotiche, che se prima incespicavi inizi a scorrazzare con la tua batteria molto più tranquillo, che iniziano a diventare mezzi di trasporto, che iniziano a diventare strade vere e proprie che contribuisci a costruire su un percorso magari prestabilito, ma anche invece un'interazione molto più basata
su come ti pianifichi te, non solo il tragitto a piedi, ma proprio il tragitto con quelle che diventano delle zip line, delle funivie che ti fai tu, che posizioni tu, il tuo posizionare strumenti di aiuto in giro per il mondo, che siano ripari dalla cronopro pioggia, che è praticamente pioggia letale che fa venire i mostri brutti, un po' da evitare, un po' che ti squaglia tutto il tuo carico, iniziare a poter prevedere quando arrivano quelle cose là, iniziare a trovare sistemi dove rifugiarti, dove ricaricarti le pile, dove ricaricarti i mezzi di trasporto, e il gusto soprattutto, esempio che qua mi è piaciuto molto, proprio come poi lui è talmente, da un certo punto di vista così, ma un approccio talmente da un certo punto di vista metaforico e dall'altro spiattellato in faccia proprio a livello basico, che da una parte si ride per i nomi che dai personaggi, che sono il personaggio che è un po' un cadavere morto, come si chiama? Deadman. Il personaggio che c'è il cuore che non gli funziona e gli si infarta si chiama Artman. E come la fai le connessioni? È proprio che le connetti, le fai le connessioni degli altri giocatori. E com'è che ti dai supporto? Con i light e facendoti strutture. E com'è che ti acchiappano le cose? Con le mano dappertutto, le mano a terra, le mano, i cordoni ombelicali sono dei cordoni che ti collegano alla vita, ma anche all'aldilà, ma anche alle persone, i nodi, lo come una cucchiara che siamo. Sì, no, a me questa cosa, cioè io posso capire la gente che schiuma quando vede queste cose. A me piace perché invece metti sul tavolo in maniera dichiarata quelli che sono le tue tematiche, le tue cose, e ci vai a ricamare, a riftare e a rifare proprio in continuazione. E a me questo piace, così come sono uno che quando si lamentano dei filmati, a me invece i filmati di Kojima mi fanno impazzire, quindi che ne so, nel 3, un'ora e 40 a Praga di filmato, a me va benissimo, io sto a gioco, so che cosa mi aspetta. Qui devo dire invece molto controllato, anche qua molto più simile a Metal Gear 5, che era molto più asciutto sul fronte narrativo e ti lasciava molto giocare in questo parco giochi con 200 robe, anche qui questo te lo fa molto fare e piano piano ti dà sempre più giocattoli con cui andare a fondo. Ho trovato l'ambientazione, la lore, diciamo, il world building clamorosamente affascinanti e originali, veramente a cannone là mi sono ritrovato fortissimo. Mi è piaciuto moltissimo tutto il discorso del gameplay, del multiplayer, diciamo, asincrono, che volendo si parte da quello che facevano i Souls con la messaggistica tra giocatori che non giocano nello stesso ambiente di gioco, ma si lasciano messaggi, qui portato all'apoteosi, perché i giocatori non solo si lasciano messaggi, non solo si lasciano cartellini, non solo si mettono like per i cartellini, e il like è la currency su cui si basa l'economia e la progressione del gioco, ma proprio si aiutano in maniera concreta, per cui io inizio a fare connessioni con un giocatore che mi ha lasciato la scaletta, gli metto 10.000 like perché mi piace un sacco che mi ha dato la scaletta proprio in quel punto in cui stavo, cazzo, ho finito tutto, sono nella merda, Dio santo, un altro giocatore si è trovato nella stessa situazione, ho detto santo, e quindi la scaletta mi ha salvato la vita, e questo va sempre più crescendo, non solo mi ha salvato la vita, ho connesso una nuova regione, vedo molto più facilmente le strutture fatte da altri giocatori con cui ho stretto dei particolari patti, dico questo giocatore mi piace un sacco, voglio che le sue robe mi appaiano più spesso, e inizi a trovarti che questo mondo che è brullo, desolato, apocalisse, saudage, tristezza, inizia veramente a costruire su queste connessioni tra i giocatori, e quindi inizi a trovarti le strutture fatte dagli altri, inizi a partecipare, tipo le strade che ti svoltano completamente la vita nella seconda macro zona del gioco, contribuire alle strade o fare le strade, ti ritrovi che vai a fare due missioni, ci sono tre pezzi di autostrada in più e dici, wow, fantastico questo qua che ha fatto l'autostrada, oppure tu contribuisci, tutti quelli che utilizzano la tua autostrada vedi che ti arrivano i like dalla gente per il semplice fatto neanche volontario di mettere un like, che è uno sforzo per moltissima gente, ma solo per il fatto di utilizzarla ti arriva a currency, quindi è un gioco che stimola un circolo virtuoso di aiutarsi a vicenda senza possibilità di trollarsi come invece molte volte viene fatto, e proprio si crea un senso di comunità per cui quello che gli hai messo i like ti ritrova un'altra struttura, un'altra roba, e diventa il tuo più migliore amico, così come tu magari lo diventi suo senza che vi incontriate effettivamente mai. Il senso poi di, ovviamente, di completismo può finire nell'anale, quindi io adesso sto andando un po' a rilento perché
sto cinquestellando ogni possibile nodo perché voglio essere amico di tutto e leggermi le mail di tutti e le interviste di tutti, perché io poi in quella lore là mi ci perdo e mi ci diverto. E allo stesso tempo c'è tutta quella goofiness tipica di Kojima, quel gusto per lo scatologico, quel suo essere super serio ma allo stesso tempo super cazzone meta totale, per cui se in Metal Gear nel 2 i piccioni ti cagavano addosso, la guardia ti poteva pisciare addosso, qui direttamente si piscia tutti insieme in comunità e si crescono grandi comunità di funghi che danno tantissimi cicciolini che ti ridanno l'energia. Ti ritrovi con la vescica piena, tutto è talmente ricco di sistemi, è talmente pieno di sistemi che come al solito sfocia a volte nel dartene fin troppi, cioè la sezione di tip che piano piano si va rimpolpando, che diventa un'enciclopedia britannica infinita. E ti ritrovi che c'hai il sistema di lo tiro fuori per fare pipì perché c'ho la vescica piena. Ma visto che lui prevede sempre tutto, ci sono 200.000 robe divertenti che puoi fare, ti ritrovi in missioni dove devi portare il cadavere di un personaggio importante, anche abbastanza all'inizio del gioco, ne che parlavo con un amico in ufficio. Se tu ti ritrovi che prima tu equipaggi roba, quindi equipaggi la granata, se vuoi averla in mano, equipaggi la valigetta, equipaggi l'arma, equipaggi il fumogeno, equipaggi il rampino, equipaggi la scala, equipaggi il pisello quando devi svuotarti la vescica. Può capitare che equipaggi una cosa e ti dimentichi di disequipaggiarla. Quindi a un certo punto questo mio amico stava girando con la salma di un personaggio importante da portare a cremare, perché sennò si crea un void out, esplode tutto, disastro, senza che vi impippono con la lore, e lo stava facendo non rendendosi conto con l'augello al vento, e dalla radio un altro personaggio commentava: però Sam, non mi sembra veramente il caso, che roba volgare, ma che scortesia, ma ti sembra veramente questo il momento? Quindi questo stava girando per le lande dell'apocalisse con un cadavere inzainettato, imbozzolato in spalla e col pisello che sventolava il pipino. Col pipino che sventolava, e tutti commentavano nel gioco, comprendendo che questa cosa e notando che questo status fosse vero, che non era proprio il caso, non era rispettoso verso l'importanza del cadavere che si stava portando in giro. Di queste robe il gioco è zeppo, così come è zeppo di robe esaltanti. Veramente il senso di progressione che ti dà la navigazione e l'esplorazione è incredibile. Altre due parole da spendere invece sul fronte tecnico. Porca paletta santa! Io ero, devo dire, un po' titubante dell'operazione. In 4 anni questo, saluta Konami, si fonda uno studio, trova le risorse, trova un engine, sicuramente aiutato da Sony, tutto quello che volete, e in 4 giochi riesce a tirar fuori, immaginavo, vabbè, sarà una roba un po' più piccola, un po' più gestibile e un attimo più asciutta. Il cazzo! Uno, il gioco è enorme. Due, tecnicamente è fuori di testa, sia per direzione artistica che per proprio ciccia da macinare sotto, tra luci volumetriche, resa degli ambienti, dal muschietto, dall'erba che si muove, un passo avanti nettissimo sul decima engine usato in Horizon, e si vede anche il fatto che gli hanno dato semplicemente 70 ingegneri aggiuntivi per lavorarci e sono stati usati alla grande, perché la resa degli ambienti e il poco senso da un certo punto di gaminess di certe cose, ma di come questo mondo sembra un paesaggio più islandese che americano, ma è clamoroso, da quello che fai sulla neve, quella che è la resa delle luci, quella che è la resa delle atmosfere, quelli che sono certi passaggi quando arrivano i BT fantasmi che si allaga tutto. Io non ho veramente idea di come cazzo abbiano fatto, perché è fuori di testa, veramente fuori di testa. E allo stesso tempo, detto tutto ciò, capisco perfettamente che il gioco possa non piacere, che possa essere considerato noioso, ripetitivo, poco ciccioso. A me sta piacendo un bottissimo. Non ho nulla da aggiungere. No! No, ma per me analisi è giustissimo, o quantomeno mi ci ritrovo perfettamente. Pure le canzoni sono fichissime. Pure sì, la musica è clamorosa. Quando si attaccano le musiche sono clamorose, le performance, le robe, la lore mi piace da impazzire. Sono felicissimo che non stia più facendo Metal Gear, con tutto il fatto che a me i Metal Gear piacevano a bestia. Non vedo l'ora che faccia altrettanti giochi pazzi così. Io per la prima volta ho pensato: ma quanto sono belle le strade, mamma mia. Cioè, prima di giocare a Death Stranding ho sempre preso, diciamo, chiaramente esistono le strade,
ma dopo aver fatto 40.000 chilometri con le mie scarpette di tela sull'Everest e poi vedere questo stradone, ho detto cazzo, ma le strade sono proprio belle. Ma poi come è fatto il level design di un mondo così organico che sembra vero e allo stesso tempo invece c'è un lavoro di come ti piazzo, percorsi o passaggi o ripidità. Ma per me appunto una delle cose più interessanti è il fatto che se tu guardi diciamo le ambientazioni e dici vabbè questi sono scan uno a uno della natura selvaggia islandica e invece poi ti rendi conto di quanto tipo, ogni minimo angolo abbia i suoi percorsi e le sue scelte. E come evolve poi il mondo su cui tu muovi in base agli strumenti che hai è veramente clamoroso. Il gusto che ti dà quando inizi a farti una rete di zipline tra te o quelle dei nemici, che ti fai le prime scalate in montagna con la neve e sono l'inferno, però bellissimo perché mai ho visto una riproduzione di una bufera di neve che ti dia quel senso di sperdimento e bianco totale. Non l'ho mai visto in un altro gioco e allo stesso tempo quegli ambienti che alle prime scalate sono l'impresa che arrivi tutto consumato, tutto squagliato dalla pioggia a meta e poi invece diventa il parco giochi di ho fatto zipline su tutti i monti e a qualsiasi rifugio ci arrivo premendo X col bambino che ride in grembo. Ma per me un'altra cosa che secondo me fa molto bene, alcuni diversi giochi invece secondo me falliscono nell'intento, è proprio il fatto di come questi sistemi non si vadano ad accavallare, diciamo, in un modo che è fine a se stesso, ovvero diversi giochi ti vanno aggiungendo diversi sistemi e tu dici va bene, ora posso fare questa cosa qua. Mentre invece in Death Stranding sostanzialmente il gioco ti presenta costantemente ti presenta dei mini problemi e un passo alla volta vai scoprendo che la nuova cosa ti va a risolvere quel mini problema, ma ora si crea un altro mini problema. Quindi tutto questo si va a cavallare in un modo che è proprio molto molto fluido e molto piacevole. Ma poi veramente 200.000 chicche, cioè inizi ad avere tutti questi piccoli upgrade che sono tipo c'ho il carrellino antigravitazionale che va, chi non ci metto un sacco di pacchi in più sopra divento un portatore a piedi molto più efficiente e quindi se non posso usare la macchina perché magari è molto ripida, la strada è connessa, la moto non ce la fa, ritorno alle mie salne fettazze col carrellino antigravitazionale. Se voglio aggiungo un secondo carrellino antigravitazionale e mi faccio certe passeggiate con certi carichi che sembro veramente l'ultimo fattorino definitivo di Dio. Oppure se arrivo in cima a una montagna posso usare un carrellino per caricare la roba, sull'altro carrellino ci salgo con i miei piedi e diventa uno snowboard e scendo giù dalle nevi facendo le piroette del cazzo. Sì, più ci sono anche le varie come tutte queste cose si interconnettono del tipo, è vero che all'inizio quando sblocchi, vabbè no, dico non è uno spoiler, ma quando sblocchi le zipline sostanzialmente cambia tutto il gioco, tutto il modo in cui tu fai la navigazione. Però poi ci sono altre cose che si vanno a cavallare, ovvero tu non è che sulla zipline ti puoi portare il tutte le cose che avevi solo sul quello che hai in schiena, non solo le... Sì, vai, scusami. Sì, no, esattamente. Quindi tu devi pensare, ok, allora devo mettere il carrellino sulla schiena, oppure posso andare una volta, lascio un carrellino, vado giù, lascio tutte le cose a terra, risalgo, riprendo l'altro carrellino. Quindi diciamo, sono tutti sistemi che, un po' come in Metal Gear 5... sistemi che si vanno a interconnettere molto bene, ma secondo me qua diciamo a livello di sistemi siamo proprio su un altro livello. Anche perché è molto più asciutto nel volerti dare una direzione, cioè mentre il Metal Gear 5 ti dava quella possibilità di approcci alle situazioni diverse, cioè tutte le sfumature dal vado al super stealth al vado al mega rambo, qui comunque l'idea concreta è devi fare una cosa che è portare roba e su questa roba qua ci costruisce tutto, con poi tutte le difficoltà che ti può presentare. Per me l'altra cosa interessante che ho notato, diciamo, mia esperienza personale, è che io sostanzialmente non ho cinquestellato tutte le cose, ma ho detto, vabbè, prima voglio buttarmi un po' sulla storia e poi voglio cinquestellare dopo. E sostanzialmente, dopo aver finito la storia, sono ritornato a fare tutte le consegne e solo in quel momento mi si sono sbloccati questi meccanismi di ottimizzazione che in realtà non avevo particolarmente esplorato,
perché ovviamente tu poi devi fare con sé tipo 10 consegne sullo stesso tragitto, ad andare e tornare, ottimizzare, dire, ok, porto 20.000 kg di cose, però mi fermo prima qua, poi vado lì. E quindi poi si aggiungono anche tutti questi sistemi di ottimizzazione che, mischiati con la navigazione del terreno, sono troppo ben fatte per me. Sì, io mi sono fermato più che per questioni di completismo, proprio perché mi piaceva molto l'idea che a ogni posto puoi guadagnare 5 stelle, sì. A parte che molti ti danno cose visuali, ma moltissimi in realtà quando sali di livello ti danno un giocattolino in più o un potenziamento di un giocattolino. Più tutte le interviste, sì. Tutta la voglia di, che ne so, completarti la mappa e poi scopri, tipo l'armonica l'ho trovata tardissimo e dico, ma l'armonica è troppo carina, nel suo essere una cazzata inutile, sì. Volendo. Io però l'armonica l'ho trovata dopo aver finito il gioco, sì. Sì, bene. Io sono indeciso se prenderlo, aspettare che scenda un po' di prezzo e approfittare magari qualche offerta, prenderlo su PS4 o aspettarlo per PC, perché se davvero se è una figata così per PlayStation, magari su PC è ancora più una figata. Ti dirò, mi piacerebbe giocarci. Ti dirò di più, aspettalo su Stadia, che non è stato, non è stato ancora annunciato, ma l'avete sentito prima su Outcast. Allora, io posso dire una roba. Sì. Probabilmente sì, certo che su PC sarà ancora più sbau, ma faccio veramente... Io l'ho visto sia su PS4 che su PS4 Pro, dove sto giocando, e io mi sono chiesto col punto interrogativo in testa come cazzo faccio a girare su PS4 liscia una roba del genere. Vabbè, invece gira e faccio fatica a vedere, sì, perché le texture o le robe sono veramente già ultra impressionanti adesso, poi sì, ognuno se lo gioca. Vabbè, è un gioco da fine generazione. Sono sempre tutte le volte che finisce una generazione, cioè esce il gioco che ti fa dire come cazzo fa ad uscire a girare sta roba. Adesso ti faccio sforzare, ma penso che l'unico che possa fare di più, forse, è The Last of Us, sì, sicuro. Ma tra l'altro, per me, anche discutendo della resa grafica, c'è anche una questione di pulizia dell'immagine che raramente vedo. Cioè, spesso, anche se c'hai tipo, che ne so, la grafica più bella dell'universo, comunque c'è molto rumore visivo, ma qua c'è una pulizia. Cioè, quando tu guardi tipo l'orizzonte a milioni di chilometri, tu dici, ma come, cioè, com'è possibile? Io ho visto foto, che ne so, su Twitter, gente che posta l'arcobaleno ribaltato esiste anche in natura. Sì, e vedi le foto di arcobaleno ribaltato in natura, arcobaleno ribaltato in Death Stranding, e a parte il fatto che non c'è blu in Death Stranding per ragioni particolari, dici, qual è una foto e qual è esattamente di questi? Devi andare a controllare esattamente qual è quella che ti dice, no, questo qua è Death Stranding, questo è il gioco. E un'altra roba è che condivide con Red Dead Redemption 2, è clamoroso il livello di dettaglio intermedio tra tutte le distanze e come non vedi caricamento di asset a qualità superiore man mano che ti avvicini. Cioè, come è omogenea la qualità dell'immagine nel movimento, nelle cose. Non vedi, che ne so, in The Witcher 3 ti muovi a cavallo e vedi l'erba ad alto dettaglio che ti si genera a 10 metri davanti al cavallo mentre corri. Qui questa roba non c'è, vedi proprio un'immagine pulita e compatta e omogenea sulla lunga, sulla breve, sulla brevissima distanza, clamorosa. Per me come The Outer Worlds. Per quanto riguarda l'attesa PC o PS4, per me, ripeto, dipende anche ognuno come ha il proprio setup, ma per me giocarci con l'HDR è stata anche questa una cosa che non comprometterei mai. Non ce l'ho sulla TV e non ce l'ho sul PC, però ho la scheda che per fare ray tracing, quindi magari se uscisse con ray tracing, chissà. Dubito che probabilmente lo prenderò da qui, magari probabilmente sarà l'ultimo gioco prima di spendere 400 euro per il VR.
Sì. In effetti è vero, la cosa dell'HDR non l'avevo, mi era passata di mente. È che io sono nella situazione sfigatissima in cui non ho una PS4, perché la mia, invece di tirare le cuoia con Death Stranding, ha tirato le cuoia con God of War. E siccome sapevo che Death Stranding sarebbe uscito su PC, ho detto vabbè, non sto a... Però effettivamente l'HDR è una scocciatura. Però a questo punto confido ancora di più che assieme alla versione PC uscirà la versione su Stadia, che 4K HDR. Credici. Comunque è supportato. L'altra cosa, vabbè, chiaramente non sarà un problema. Stavo pensando altra cosa che non minimizzerei troppo, è anche il fatto della quantità di giocatori che al momento ci stanno giocando, però chiaramente quello, PC non sarà un problema. No, infatti, quello una volta che lancia... Una roba che posso dire che un minimo mi ha tirato fuori dalla super immersione iniziale è proprio, da un certo punto di vista, la gaminess di certi suoi elementi. Per cui, appunto, inizi che sei solo sperduto e non c'è, e quando nella seconda zona principale... arrivi e inizia a esserci l'intervento di altri giocatori, perché iniziano a costruire cose, fare il senso di pulizia del mondo, di cose, si perde un po', perché inizi a vedere 200.000 oggetti, robe, icone. E un'altra cosa negativa che mi sento di dire: è vero che il gioco è pieno di sistemi, è vero che il gioco ti fa fare 280 miliardi di cose diverse su quei sistemi che costruisce, su come te li deve spiegare, però i menu, la navigazione nei menu, che devono contenere 200.000 funzioni, però all'inizio è veramente un inferno. Cioè, quando le prime 2-3 ore in cui devi capire che per confermare certe opzioni devi tenere premuto il tasto invece che premerlo e basta, la navigazione dentro questi menu stratificati è veramente un po'... Oh! Cioè, richiede veramente un certo impegno prima che diventi un'abitudine e un senso di comfort nel capire cosa ti stanno dicendo, dove, come e perché. E la resa dei testi, io sono fortunato perché ho un 55 che gioco a un metro di distanza e quindi non è stato un problema, ma se uno sta lontano, buona fortuna al cazzo, perché non si legge veramente niente. Sì, classico gioco AAA per MIOP. Sì, molto giappo anche da un certo punto nel suo senso più, diciamo, negativo, veramente iper convoluto su certe cose, mentre veramente ancora ci tengo a sottolineare, incredibile la costruzione della mitologia, del mondo e delle cose antropologiche, storiche, su cui si appoggia, su cui si allaccia, perché il discorso delle mani, che sia le impronte degli uomini primitivi sulle caverne, che sia il gusto delle mani, a un certo punto, ecco, nel boss che dicevamo prima, senza che vada a fare spoiler, a un certo punto ci sono delle manine che arrivano, ho pensato, e visto che il gioco si lega molto anche a un senso dell'aldilà e fa proprio dei riallacci palesi e palesati alla mitologia egiziana, clamorose, quando ho visto quelle manine di quel bestione là, tutte le manine, ho pensato subito alle rappresentazioni di Ra, del dio egizio, dove i raggi di sole finiscono con delle manine. Ho detto, mica, questa immagine è proprio sputata, quella, da un certo punto di vista. C'ha dei richiami su queste robe veramente incredibili, mi sta piacendo un botto. Bene, direi che passiamo a Luigi's Mansion, che è proprio la stessa roba. uguale con la nero, sia dal punto di vista tecnico da un punto di vista tecnico meno distante di quello che si crede, perché la pulizia dell'immagine, la qualità e la ricerca nel dare un senso a quella che potrebbe essere un'ambientazione unica, ma che poi in ogni piano ha una sua lettura, una sua svolta, e la ricchezza del dettaglio di queste ambientazioni sono vicine. E poi dal punto di vista tecnico ha delle animazioni fantastiche, secondo me. E poi ci sono i morti, ci sono i fantasmi, esatto. vicinissimo alla fine. Luigi infatti, la stessa roba. Infatti ci sono i morti come in Death Stranding e ci sono le animazioni come Pokémon. Ah no. E c'è un'altra cosa che hanno in comune: il gusto di, su un'unica idea, che nel caso di Luigi è aspirare e non aspirare, è aspirare tutto e succhiare tutto, è concentrarsi su
pochi concetti ed esplorarli in un sacco di maniere diverse. Sì, no, a me è piaciuto molto, l'ho finito ieri, quindi molto, cioè un'esperienza diciamo abbastanza fresca, però veramente positiva. È uno dei tanti giochi usciti su Switch by Nintendo che è molto molto bello, ovviamente non è quella cosa che spezza il mondo come fu Breath of the Wild all'epoca, però cazzo se è bello. E le animazioni di Luigi deliziose, a volte perdevo minuti interi a fargli gridare Mario solo per vedere come lo gridava mentre si muoveva. Vario, nonostante non fai altro che aspirare e roba in giro. Boss fight quasi tutte molto simpatiche, forse solo una non me ne è piaciuta. A me un paio mi hanno proprio infastidito molto. Alcune sono poco leggibili. Su in questo momento devi fare esattamente questa cosa, se no vaffanculo. A me quella, l'unica che non mi è davvero piaciuta è quella là del canotto. Esatto, quella del canotto. Quella del canotto fa impazzire un sacco. A me non è piaciuta per niente neanche quella del cavaliere medievale, che è flescialo esattamente. Ah, sì, un po' sempliciotta. Questi tre frame, vabbè. Un po' sempliciotta. Però anche lì è un'avventura compatta, molto carina se giocate in coop. Diventa facilissimo se giocate in coop, però molto carino. Quanto dura orientativamente? Una decina d'ore, a meno che non... Ma anche di parecchio, sì, dipende da quanto vuoi fare. Sì, se vuoi proprio fare raggiungere il grado, c'è cioè anche S oltre A, non so. Perché io sono arrivato ad A e sono impazzito perché immaginavo che con i 100.000 facessi la S, mm-hmm. E sono arrivato a 98.000 non avendo comprato nulla, mm-hmm. Perché anche l'economy comunque è un gioco abbastanza inutile, a parte hint sui segreti che comunque puoi trovare da solo. E non sapevo più cosa andare ad aspirare o trovare per fare i 100.000, quindi ho fatto una A soffrendo, prendendo tutti i bu e tutti i gioielli. Però a me è piaciuto, comunque un buon gioco, una buona aggiunta, e simpatico, sì, veramente ci sta. Non è un buon ritorno, il 2 mi aveva parzialmente deluso, non è quella cosa come l'uno, perché però l'uno avevo un'altra età, erano altri tempi, quindi magari mi è piaciuto di più. Ecco, ho pensato... All'uno avevo giocato anch'io, ma era proprio carino l'uno. Questa cosa del Mario! Mario! Sì, sì. C'era Anche il 2 era molto... Cioè, a me era piaciuto il 2. Io penso che se avessi avuto... Cioè, non l'ho, però se avessi un nipote di 10 anni e... potesse provare Luigi's Mansion 3, secondo me sarebbe il suo gioco preferito di sempre, diciamo, da bambino di 10 anni, perché è veramente delizioso sotto molti aspetti. Se aspetti. Sei un bambino di 10 anni, appena hai un buon gioco, è il miglior gioco di sempre. Però quello... Vabbè, io... Cioè, ma sono d'accordo che è delizioso, sia chiaro. Per me è un gioco... vabbè, perché sono cresciuto che prima di me già c'era il NES in casa con 54 giochi di mio padre, quindi diciamo a 10 anni avevo già giocato... un botto di roba. La roba buona. Sì, no, mio padre aveva veramente imbarazzante la roba che aveva mio padre prima di me. E io sto continuando su quella scia. Però detto ciò, diciamo che... Quindi c'è secondo me è un gioco che se sei un bambino ti spacca il cervello per le animazioni, per l'avventura in sé, per le stanze, per i segreti, per tutto. Cioè, è carino, veramente carino. Ma siccome siamo vecchi... no... ha delle bellissime idee di level design. A me è piaciuto, ci sono certi livelli proprio stand out e in alcuni casi mi sono spellato le mani. Quello del cinema con la doppia visione attraverso la telecamera, il green screen che inquadra Luigi che aggiunge elementi, è per me un'idea di level design fuori di testa, bellissima, veramente bellissima. Tu hai detto altri meno felici. Tra l'altro hai detto green screen e considerando che il protagonista è Luigi che è vestito di verde, ho avuto questo flash di felice caccamo. E poi c'è Luigi che è verde, figurati un po'. Sì. Infatti Luigi che è verde nel livello col green screen di cui è il protagonista in realtà dovrebbe diventare... felice caccamo. Dovrebbe diventare... questo è un errore. Adesso che mi ci fai pensare, questo è un errore. Perché nei Luigi col green... nei livelli col green screen tu praticamente hai questi set cinematografici, giusto per contestualizzare un attimo. Hai questi set cinematografici con i cartoni dietro o dei minimi prop di scena,
abbastanza vuotini, ma per risolverli devi mettere il Luigi vero dietro la macchina da presa, che inquadra la scena d'azione su cui controlli Luigi, che è verde, e quello che è green screen diventano effetti speciali o scenari allargati, e fai cose con Luigi protagonista di questi filmini, che è un'idea bellissima, però effettivamente Luigi che è verde su green screen dovrebbe scomparire. Comunque Luigi, mi dispiace per Kojima, ma nome dell'anno. Eh beh, è un po' meno banale di Sam Porter che Sam porta Porter. I pacchi. Guigi, ma... oltretutto, triste tu, Delo, che sei che è il localizzatore. Ma perché secondo te Guigi l'hanno tradotto come Gommi Luigi invece di Gommigi? Gommi Luigi invece che Gommigi? Sì, perché Gommigi faceva Luigi Gommigi. Secondo Luigi. Me. Tiro a indovinare, non hanno avuto fiducia nei giocatori di fare il collegamento tra Luigi, perché Luigi e Luigi l'assonanza è molto più forte. Beh, ma Luigi e Gommigi pure è molto forte. Sì, sì, non sto facendo l'avvocato del diavolo. Secondo me hanno avuto poca fiducia che i giocatori non avrebbero fatto l'associazione. Perché soprattutto perché il giocatore italiano non avrebbe avuto riferimento dell'inglese. Quindi forse questa è l'unica spiegazione che mi viene. Che poi tra parentesi è strano, perché gli adattamenti di Nintendo sono solitamente quelli più belli dell'industria videoludica. Quindi... No, ma infatti credo che sia ben fatto, non lo so, perché ammetto tristemente che l'ho giocato in inglese. No, sì, è una scelta che probabilmente hanno probabilmente cercato di giocare più sul... essere più cauti piuttosto che più creativi, magari... lasciare che i giocatori si divertissero un po' di più con quel nome in particolare, però alla fine sì come ha detto, che è Gommi Luigi Gommi Luigi in effetti Gommi Luigi è un po' bruttino. Gommigi. Se vai su gomma, allora Gommigi. Sì alla fine sì, forse sì, Gommigi. In italiano purtroppo il giochino di parole non funziona altrettanto bene, perché manca la U soprattutto, manca il suono della U, e quindi ti manca quel riferimento immediato tra Luigi e Guigi. Tra l'altro immagino che Guigi sia G-O-O-I-G. Sì, è Gu, perché è proprio lo slime, diciamo. Sì, sì. Sono quelle trovate che in inglese si danno le pacche sulle spalle, tutta come traduttore, bastardi maledetti di venisse. Anche perché Treehouse, da questo punto di vista, veramente best localizzatori ever, perché quello che fanno sui giochi americani sono veramente clamoroso. Se stessimo facendo radio, questo sarebbe il segmento scacciafiga. Invece perché prima, invece prima la grande sacra della gnagna. No, però appunto, pensa un po' come ci siamo proprio affossati su Gomma Luigi. Esatto. Vabbè, giochi da 4 soldi o continuiamo? Dai, su Luigi? Sigla. No, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, forse ce l'abbiamo. Vabbè, giochi da 4 soldi, comincio io rapido con un gioco che è incluso in Apple Arcade, quindi telefoni Apple, abbonamento, rava fava, soliti discorsi. Grindstone è il nuovo gioco di Capybara Games, che sono fenomenali perché ogni volta che fanno un gioco di un nuovo genere... E lo fanno, inventano loro praticamente. E lo fanno, no, non esageriamo, però affrontano un nuovo genere e fanno una figata. Grindstone è il filone di giochi mobile, di associa il colore, associa la forma, un po' Candy Crush, un po' quelle robe lì, ma con un gusto veramente delizioso, un character design meraviglioso, perché al posto di collegare i colori, cioè bisogna sempre collegare i colori appunto su una scacchiera stile Candy Crush. Poi io dico Candy Crush, ma Candy Crush non ci ho mai giocato, quindi magari dico cazzate, però insomma bisogna collegare i colori, che sono in realtà rappresentati da personaggini disegnati in maniera molto carina, e
e ha tutto, vabbè, poi dietro ha una trama, una, o presunta tale, comunque il pretesto narrativo è tu sei questo vichingo che deve, credo, salvare la sua famiglia dall'inverno, una roba che poi comunque non è importante in realtà. Quello che è importante è che il gioco è una vera droga, sono tipo 150 livelli, tutti attacchi, la meccanica è semplicissima, vi vieni tirato dentro alla velocità della luce e ogni livello introduce una variazione o la possibilità di fare catene più lunghe, la possibilità di ottenere dei nuovi oggetti, dei nuovi perk per scambiare oggetti nel negozio, eccetera eccetera. E appunto il quid è che in ogni livello puoi trovare degli oggetti che possono essere utilizzati o venduti per ottenere nuovo equipaggiamento per l'eroe, che a questo punto può fare delle nuove mosse per appunto concatenare più colori, uccidere più omini, passare da un colore all'altro all'interno della stessa catena, che solitamente è una cosa che non si può fare a meno che appunto non concateni o non usi oggetti particolari. L'ho fatta molto più complicata di quanto non sia in realtà. È il classico gioco molto semplice da vedere, da capire, da apprezzare, ed è veramente una droga, considerando anche che magari avete avuto la malaugurata idea di iscrivervi anche ad Apple Arcade, avete un telefono Apple e potete giocarci, apprezzatelo, perché magari si perde nel marasma dell'offerta e invece vale la pena di essere giocato ed essere apprezzato ampiamente. Bravi Capibara. Ok, Cola Nero, vuoi parlare di Hearthstone davvero? Vuoi fare questa cosa? C'è una nuova modalità. Vabbè. Battleground, che è la nuova, cioè la versione in salsa Hearthstone della moda del momento, se è ancora una moda, che è quella degli auto chess. È un insulto. Sì, esatto, è un'auto molto brutta, come quella di Elon Musk, no scherzo. Ma è quel filone di giochi che si autogiocano, diciamo, tutto è nato con, credo, Dota Auto Chess. No, prima è nato, prima ancora. Era, come si chiama? Sì, era il mod di Dota 2, la Auto Chess. Sì, Auto Chess, esatto, dove tu prendevi questi eroi di Dota e li utilizzavi su una scacchiera e combattevano da soli. Poi, diciamo che come ogni moda è un po' sfociata in tutto, a un certo punto si è trovata anche la versione di League of Legends, la versione di Dota ufficiale. Teamfight Tactics. Poi c'è quella fatta da Dota Underworlds, che sarebbe la versione ufficiale vera, fatta, licenziata da Valve. E a un certo punto c'è arrivato anche Blizzard con Hearthstone. Anzitutto, mossa intelligente di farlo con Hearthstone e non con Heroes of the Storm, che magari come MOBA si poteva prestare meglio, semplicemente perché Hearthstone ha già una penetrazione enorme e ti dava già un'app mobile, quindi hai questo gioco che ha quasi delle meccaniche di idle game, perché a un certo punto le carte combattono da solo, poi ci arrivo, e quindi diciamo è veramente una roba che fai a spizzichi e bocconi. E intelligente come hanno calato nel sistema di Hearthstone. Sostanzialmente si tratta di fare deck building, parti da una mano iniziale di 3 carte e da lì ti costruisci il tuo mazzetto, che altro non sono che le tue unità che sono sul campo. Queste attaccano da sinistra verso destra in ordine casuale, ci sono delle variabili che puoi avere nel campo, tipo i servitori con provocazione o altri effetti. C'è da dire che io sono un malato di Hearthstone. Sono un malato dei giochi di deck building, anche quelli da proprio cartacei fisici, quindi mi sono trovato subito a casa. E questa nuova modalità, che è gratuita per tutti, per chiunque abbia Hearthstone, è un momento in beta, ma in beta aperta, quindi ci può giocare chiunque, sia da PC che da mobile, va a sopperire alla mancanza attuale di Hearthstone di un meta vario. Hearthstone da un po' di tempo, anche in quest'ultima espansione, è un po' stantio. Quando c'è un'espansione c'è la follia di tutti, e poi dopo a un certo punto, dopo poche settimane, i mazzi sono sempre gli stessi, a un certo punto ti rompi il cazzo.
Teamfight Tactics è un buon palliativo per portare il gioco alla prossima espansione che dovrebbe uscire da qui a 2 settimane, se non sbaglio, comunque a pochissimo. Ed è divertente, ti costruisci questo mazzetto, lo sfidi, ci sono i vari eroi che hanno dei poteri sia passivi che attivi. È gradevole, è molto gradevole, è sfizioso. Certo, essendo in beta nota dei problemi, ci sono degli enormi problemi secondo me di bilanciamento, ci sono delle combinazioni molto più sbroccate delle altre, ci sono degli eroi molto più forti degli altri, quindi alla fine questa natura semirandomica è un po' mitigata da alcune combo un po' sbroccate che se l'avversario le fa è veramente facile che arrivi fino alla fine di vincere, perché poi alla fine ti sfidi con 8 giocatori in accoppiamenti uno contro uno fin quando poi alla fine resta solo un vincitore, diciamo, alla fine. Simpatico da giocare, è un modo molto carino per entrare in questa nuova moda. Molti streamer si sono buttati su Battlegrounds, tanto che, fun fact, per le prime settimane praticamente tutti giocavano quella e nello standard non c'era nessuno. Ora si è un po' scemata la situazione, tanto che hanno fatto un'ultima statistica di recente e in punti percentuali ha perso quasi il 15% di popolarità a Battlegrounds, perché ovviamente deve riempirsi, perché è una beta e quindi ha i suoi limiti. Però una buona aggiunta a un gioco sul quale ho buttato una vagonata di ore imbarazzanti, e grazie Blizzard per non avere il counter delle ore su Hearthstone, ecco. Ma parliamo un po' della monetizzazione, perché leggevo che è abbastanza una merda, perché per sbloccare gli eroi li devi sbloccare giocando ad Hearthstone. No, non è così. Ah no? Perché no, gli eroi che sono... diceva che era abbastanza... almeno, magari è cambiata negli ultimi giorni, vai a sapere, però che c'era una cosa che ti obbligava praticamente a spendere soldi o era legata all'uscita della nuova espansione, non mi ricordo. Allora, inizialmente era una merda perché potevi accedere alla alfa solo se avevi preordinato la nuova espansione. E quello ancora. Poi dopo, ora è in beta aperta per tutti. Ci sono delle funzioni che hai se hai tot carte della prossima espansione, quindi sei preordinato, ma sono tipo che invece di avere 2 eroi ne puoi scegliere tra 3 all'inizio. Ecco, allora sì, lo stai spiegando bene quello che volevo dire. E poi puoi vedere le statistiche, però... È abbastanza... La scelta di avere 3 eroi piuttosto che 2 mi sembra una roba abbastanza notevole, cioè il 33% in più di trovare un eroe forte che invece è una merda. Questo sì, però è notevolmente sbilanciato per chi spende soldi, ma non solo chi spende soldi. Però spende soldi potenzialmente in un gioco di cui non te ne frega un cazzo, perché se giochi a questo non è detto che ti piace Hearthstone. Ovvio, no, che è molto molto probabile, però... Sì, però onestamente, essendo scelto tra un pool randomico di 3, certo le probabilità aumentano, però anche lì, se invece di 2 nei 3 ti escono 3 merde, che fai? Cioè, lo vedo veramente stupido, secondo me, spendere dei soldi solo per avere un altro errore in più. Appunto, poi ti ho detto, bene tu, non è manco un acquisto che fai una tantum, dovresti comprarti le bustine della prossima espansione, cioè... No, ma il fatto che sia una merda... Lo vedo pesce, come un acquisto stupido... Non vuol dire che non sia messo lì apposta per fare in modo che la gente spenda dei soldi, perché ti dice, guarda, i pezzenti hanno 2 scelte, ma se tu spendi i soldi ne avresti 3. È un vantaggio immediato e ovvio, rispetto a che poi sia un vantaggio grosso piuttosto che piccolo, sì, non lo discuto, non giocando al gioco, però come principio è abbastanza per un gioco che, tra virgolette, è free to play, perché... l'accesso al come Hearthstone, puoi giocare tranquillamente ad Hearthstone senza spendere un soldo, in teoria, no? Molto in teoria quello. Sì, no, praticamente ci puoi scaricare e installare il gioco senza aver bisogno di comprare un accesso, diciamo, e questo è uguale. Però nel momento in cui metti una meccanica, usiamo il termine abusatissimo, pay to win, un po', soprattutto pay to win, perché è legato a un prodotto che ha poco e nulla a che fare con questo, perché magari a Stefano, diciamo così, non gliene frega niente dei giochi di carte, però appassionato dei auto battler, questo lo vuole provare, si ritrova a dover spendere in teoria soldi in un gioco in cui non gli frega niente per avere accesso a roba in più del gioco che gli piace, che è un po' una cazzata ed è anche abbastanza disonesto. Invece, sai, capisco il punto di vista, anche se sarò abituato alle pratiche predatorie odierne, mi sembra
forse. No, è quello, sì, la barra di tolleranza per la merda si sta abbassando, purtroppo. Sì, sì. Però, ecco, un difetto che invece posso trovare nel gioco, che in sé come meccanica è riuscito, è simpatico, perché poi Blizzard deve sempre inserire un po' di vena simpatica in queste modalità extra di Hearthstone, è questo, che per quanto possa piacere un auto-battler, chi ha una conoscenza di Hearthstone parte enormemente avvantaggiato, ma proprio enormemente avvantaggiato. Ah, ma questo anche, non so se hai giocato a Dota Underlords. Dota Underlords l'ho giocato, ma riesci a imparare prima. Se tu conosci le carte, vai spedito come un razzo fin dalla prima partita, secondo me, perché già conosci quali carte possono fare sinergia, già è tutto come Underlords, cioè, essendo basato tutto su creare una sinergia. Se tu conosci già quali sono i Murloc che insieme fanno il migliore effetto, i robot che insieme fanno il migliore effetto, hai un grosso vantaggio rispetto a chi magari appunto si installa il client solo per provare questo, ma per grosso intende enorme, c'è cioè uno skill gap di conoscenza pazzesco, diciamo. Quindi, cioè, paradossalmente è fatto per entrare nel trend della moda, ma appunto paradossalmente se è molto quasi più appetibile per chi ha giocato talmente tanto Hearthstone che si è quasi stufato dello standard e voleva provare qualcosa di nuovo dentro Hearthstone, piuttosto che allargare la fanbase, ecco. Se fossi uno che vuole giocare a Nato Butler, giocherei agli altri, secondo me. Tra l'altro Teamfights Tactics pare che sia molto bellino, quello di Riot. Sì, ma Riot, vabbè, poi magari se ne fa un'altra discussione, sta facendo un attacco frontale a Blizzard. Sì, pure col gioco, adesso non ne abbiamo mai parlato, perché io non l'ho mai installato, non ho voglia di prendere un altro gioco in cui rischio di spenderci una barca di soldi. Però pare che Runeterra sia bellino anche quello. No, ma poi quello ha annunciato il Diablo, ha annunciato il tra virgolette lo shooter loro, hanno annunciato il picchiaduro, cioè stanno facendo secondo me tra un anno o due di Riot con Blizzard partono begli schiaffoni tra loro due, ma proprio fortissimi secondo me. C'è After Party. Sì, beh, a proposito di roba entusiasmante, incredibile, After Party, lo nomino en passant un po' perché ho già fatto le sala giochi con Stefano Calzati, che saluto, in cui ne parlava lui perché aveva avuto la copia review, e lui si era detto entusiasta. Io gli avevo fatto da spalla io, non l'avevo ancora giocato, adesso l'ho giocato brevemente perché in realtà non mi ha detto molto. Premesso che io non avevo giocato Oxenfree, che comunque mi sembra una roba un po' diversa, perché Oxenfree è un gioco corale in cui ci sono i ragazzini che chiacchierano, si raccontano quella dell'uva, eccetera eccetera, mentre qui invece ci sono due studenti dell'università che muoiono, vanno nell'aldilà e devono fare le partite di beer pong con Satana per tornare in vita. Però non mi ha tirato dentro e non mi ha messo voglia di continuare a giocare e vedere come andava a finire, un po' perché appunto la cosa dei i dialoghi in realtà non mi hanno mai entusiasmato e non mi sono mai sentito tirato dentro nel mondo, e un po' perché i minigiochi, cioè l'alternanza con le parti di dialogo in cui tu devi scegliere cosa bere per sbloccare le diverse linee di dialogo e per portare avanti appunto le micro scenette che poi portano alla sfida con il boss di turno. La sfida con il boss di turno è un minigioco che secondo me spesso e volentieri è veramente rotto nella meccanica di base, per cui è tipo difficilissimo vincere, ma il gioco è fatto in modo, cioè magari non è difficilissimo vincere, sono io che sono una pippa al salame, però poco importa, perché anche essendo una pippa al salame poi tu in realtà è indifferente al fatto che tu vinca o meno, perché tanto la storia va avanti lo stesso. E non lo so, non ci sono rimasto un po' male, ecco. Mi aspettavo una roba un po' più divertente, un po' più piacevole, un po' più che ti tirasse dentro, invece ci ho trovato principalmente, sì, ogni tanto delle belle battute, ma poi anche tipo un sacco di roba trita e ritrita, un po' per allungare il brodo, un po' per
un po' stanca, ecco, mi viene questo aggettivo, magari non è giustissimo, ma insomma riassume un po' quello che ci ho trovato io. Poi io, per carità, è dentro il Game Pass con tra l'altro Oxenfree, credo, quindi se vi piace la roba di Night Game Studios, non mi ricordo come si chiamano, comunque loro, se vi piace la roba loro, è sempre lì e sta boh, a un euro, se volete provare il Game Pass per un mese, secondo me un tentativo per vedervelo da voi è meglio che sentirlo raccontato da me, che oramai ho una soglia di tolleranza un po' bassina. Anche perché poi appunto magari nello stesso mese esce Disco Elysium, esce Football Manager, esce Death Stranding, esce Pokémon e vaffanculo. E Game Pass tra l'altro solo per Xbox, perché su quello per PC ho guardato ora con curiosità, non c'è. Ah, ecco, vedi, vabbè. Vabbè, insomma, comunque, tempo al tempo, tanto poi ci sono anche gli saldi di Steam, perché non bastano mai le occasioni per comprare i giochi, mannaggia al cazzo. Vabbè, signori, io direi che su questa nota di colore in cui siamo tutti felici per spendere soldi e comprare videogiochi e giocare ai videogiochi, oppure lasciarli a margine del backlog, possiamo anche concludere, se non avete nulla in contrario. Ma no, direi no. No, direi possiamo salutarci. Sana libera tutti. Molto bene. Ma molto un altro bene. Dibattito su Guigi, no? No, no, guarda. Allora no. Abbiamo per scacciare quelle l'una o due che erano rimaste. No, sì, no, o due addirittura. E perché vogliamo metterlo su. Guaribile ottimista. No, ma perché se ci stanno ascoltando fanno parte della nostra stessa parrocchia, non credere. Ma comunque in realtà Stefano mi ha appena scritto che vuole metterlo come nuovo stretch goal di Patreon, quindi discorsi su Guigi, sì. Chi dà almeno 50 euro al mese. No, in realtà mi sono fermato da mettere Felice Caccamo in copertina e credo che questo vi faccia capire quanto sono rassegnato alla tristezza. No, metti no. Una bella illustrazione solida delle tue fichissime di Death Stranding. Sì, sì, è già stato fatto, amico Surgo. Non avevo dubbi. Dai, vi ringrazio e spero che la mia contumacia Gio Peppo non abbia fatto rimpiangere il buon Gio Peppo. Ciao e grazie. Ciao. 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 Ciao.